Approvata la legge sul Gradenigo. Trasporti, norme contro l'abusivismo. Fusioni di comuni. In apertura della seduta del 7 luglio, il Consiglio regionale ha commemorato Giovanni Alasia, già consigliere e assessore regionale, poi parlamentare, scomparso il 1 luglio. L'Assemblea ha approvato la legge sull'ospedale Gradenigo e nella pausa dei lavori ha ricevuto una delegazione delle confederazioni artigiane sulle problematiche del settore attività estrattive. In chiusura di seduta ha infine istituito due nuovi municipi a seguito della fusione tra comuni. In copertina! Il 7 luglio il Consiglio ha approvato a maggioranza, il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto abbandonando l'Aula, la legge che modifica una norma del piano sociosanitario per consentire che l'ospedale torinese Gradenigo possa essere gestito anche da un'istituzione privata con fini di lucro. Con la nuova legge vengono garantiti servizi ai cittadini, tra i quali il pronto soccorso e tutelata l'occupazione. La seconda commissione in sede legislativa ha approvato all'unanimità le norme che chiariscono l'impossibilità per i sistemi di chiamata di trasporto persone a pagamento tipo Uber di operare sul territorio subalpino. La nuova legge specifica che il servizio di trasporto persone, che prevede la chiamata con qualunque modalità di un veicolo dedicato e una corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente da tassisti e noleggiatori con licenza. Perfezionato l'iter per la fusione di quattro comuni in Piemonte. Nella seduta del 7 luglio il Consiglio ha approvato due leggi che istituiscono, dal 1 gennaio 2016, due nuovi municipi, Lessona nel Biellese e Borgo Mezzavalle nel Verbano Cusio-Ossola. I due nuovi enti sono nati rispettivamente dalla fusione di Lessona e Crosa, 2.835 abitanti, e di Viganella e Seppiana, 335 abitanti. Sull'argomento, lo scorso 14 giugno, si è svolto un referendum tra le popolazioni interessate.